follia, la quinta stagione, il giovedì, canale 87. Noi siamo sempre gli stessi, mi ritorni in mente, torni in mente, mi ritorni in mente, torni in mente, torni in mente, torni in mente, noi siamo sempre gli stessi, mi ritorni in mente, torni in mente, mi ritorni in mente, torni in mente, torni in mente, torni in mente, mi ritorni in mente show. Evviva! Oh, eccoci, eccoci qua! Incredibile, signore e signori. Grazie! Grazie, che onore, che applauso, che pubblico caldo qui al Teatro del Moscerino, ecco. Sempre più caldo, sempre più caldo, anche se siamo quasi nell'inverno, comincia a far frescolino. Sì, un pochino. Senti. Senti Marta, terza puntata. Terza puntata, sì, quinta stagione, terza puntata, mi ritorni in mente show, qui c'è Matteo Sibilla con noi, sempre guarda. Sempre lui. Abbiamo cercato di cambiarlo, ma sempre lui. Sempre lui. Ho cambiato lo sgabello. Brandizzato, signore e signori, prego inquadrare. Grandi colpi di scenografia. Sensibilmente più comodo rispetto al precedente, grazie regia. E poi abbiamo sempre qui con noi Marta De Lorenzi, sa? Che bella, sempre più bella. Sempre meglio, sempre più bella, sempre più fanciulla. E poi abbiamo qui con noi il grande Samuel Dossi. Sempre più bello, sempre più vecchio, sempre più esperienza, sempre più saggezza. Bravo. Stavo dimenticando. Hai visto quante lodi? Troppe forse. Andiamo avanti. Mi ritorni in mente. Sì. Torna indietro nel tempo, no? Sì. Facciamo queste cose qua. E quindi cosa vogliamo vedere questa volta? Dai, andiamo a cercare un oggetto. Un oggetto che riguarda un po' il gioco, l'astuzia, la sfida, i colori anche, no? Prendilo un po'. Lo prendo. Allora, eccolo qui, il nostro. Non sa risolverlo, non sa neanche afferrarlo. I soldi dello sponsor non lo vanno a finire, nei danni di Samuel, così. Il cubo di Rubik, eccolo qua, il nostro caro amico cubo. Rimbalza e non si rompe. Il cubo magico. Allora, cosa vi ricordate di questo? Marta, cosa ti ricorda? Cosa ti rimembra? Ma io mi ricordo che facevo le scuole superiori, se non sbaglio, me l'ero fatta comprare il cubo di Rubik con la presunzione e l'arroganza di saperlo risolvere. Ho fatto due facce, dopodiché mi sono fermata lì. Due facce, sì. Io non riuscivo a farne neanche una. Benissimo. No, non ci riuscivo. Questo manco gira, te lo posso dire. Ma... Anche il mio non girava, era proprio più... Era quasi uno sport di forza. Quando ero ragazzino, siccome non riuscivo neanche a fare una faccia, a un certo punto ho preso questi adesivi, li ho staccati tutti e ho cercato di appiccicare per una parte, poi sono andato da mio padre e ho detto: hai visto che ce l'ho fatta? Lui che non ha boccato, mi ha subito detto: li hai staccati? Sì. Si è incazzato. Papà, ti sei incavolato e mi hai detto: ma certo, li hai distrutti. Me l'hai confuso. E non si poteva più giocare. Ma ti parla ancora tuo padre? Sì. Sono passati tre. Non diciamolo quanto. Tanto passato. Vabbè. Comunque, eccolo qui il nostro cubo. Eccolo qui. Allora, io credo che tutti voi da casa abbiate dei ricordi legati al cubo di Rubik, belli oppure altamente spiacevoli, anche qui a teatro, immagino, no? Quindi c'è qualcuno di voi che vuole condividere la sua esperienza vintage con il cubo di Rubik? Un ricordino. Non ve lo facciamo risolvere, dobbiamo solo anche parlarne male, volendo. Anche parlarne male. Sì. Chi è che si ricorda qualcosina del cubo di Rubik? Non è possibile, ce l'avevate? Intanto voglio sapere chi ce l'aveva. Dai, alziamo un po' la mano. Alzate le mani su. Vedi? In tre sono. Tre. Ma che pubblico è? Il 3 su 10, 30%. È comunque un buon percentuale. Il 30% ce l'aveva. Aspetta, lei ha alzato, due ne aveva. Vuole parlare? Facciamola parlare. E chi siamo noi per evitare? Io ricordo che avrei tanto voluto farlo, ma avevo un fratello che staccava gli adesivi e li collava dove più preferiva lui. Mi dispiace. Ma questi fratelli veramente...
dispiace. Va bene. Una cubo di Rubik mancata, come si dice? Vabbè. Una rubichista. Rubichista, sì. Una rubichista mancata. Gli atleti. Tu avevi un cubo di Rubik, lo giovanotto? Avevo anche la versione portachiavi. Ah. Sì, sì, quella in miniatura. E ne avevo anche uno che aveva un miliardo di facce, tipo. Un chiaramente miliardo. Mai risolto uno. Pur sapendo che su YouTube c'erano i tutorial. Però non li ho mai aperti, non ho mai barato, ma comunque non l'ho mai risolto. Ah, bravo. Allora, sapete un po' qual è il record del cubo di Rubik? Tra l'altro fatto di recente, l'anno scorso mi sembra, 2023. Ecco, il cubo di Rubik è stato risolto da Max Park, Stati Uniti, in 3 secondi e 13 centesimi. Tu pensa, è stato messo lì così, gliel'hanno fatto vedere un attimo, lui l'ha preso in mano, ha cominciato a girarlo, guardarlo, l'ha riposato, hanno fatto partire il cronometro... Così? Vabbè, ma quello è mentalismo proprio. 3 secondi e 13 centesimi. Record. Oh. Vabbè. Allora, tutti zitti, chiaramente io secondo me nessuno prenderà il microfono per dire più qualcosa. Fate bene, che vergogna. Infatti. Io direi che a questo punto possiamo sentire il nostro super storico. Esatto, perché sì. Ci parlerà appunto del cubo di Rubik e ci colleghiamo con lui, no magari? Sì. Colleghiamoci con lui. Allora abbiamo in collegamento regia lo storico che ci parlerà della storia del cubo di Rubik. Pronto? Il cubo di Rubik o cubo magico... Rubik Kocka in ungherese è un celebre poliedro magico 3D inventato dal professore di architettura e scultore ungherese Ernő Rubik nel 1974. Ah, vedi, 1974. Ne esistono anche di altre forme, esempio piramide, pyraminx, ottaedro e dodecaedro, megaminx, e altri cubi come il 32.768x32.768x32.768. Esistono solo digitalmente e per adesso solo come intelligenze artificiali che possono risolverlo. Il numero di giocatori è 1. L'aleatorietà è bassa. L'età per giocarci è a partire dagli 8 anni. Chiamato originariamente Magic Kingdom, cubo magico dal suo inventore. Grazie, mettiamo giù. Grazie. Il cubo di Rubik. Bene, iniziamo con questo. Ci è ritornato in mente. Però Marta, adesso io direi, per tuffarci pienamente nella puntata, vogliamo proprio tuffarci a pie pari. Dai. No? Oppure proprio di testa. Un tuffo di testa. Vabbè, facciamo un bel tuffo di testa e ci buttiamo nella puntata. Sì. Sei pronta? Sei pronta? Sì, al mio tre. Allora, uno, due e tre. Tutto bene? Hai bevuto? Beh, allora facciamo una canzone per intrattenere il pubblico. Una canzone un po' felice, un po' allegra. Sì, sì, qualcosa, sì, sì. Va bene, le tasche piene di sassi e giovanotti. L'introduzione. non la più adatta. Vabbè, però va bene. Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo. Va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie ed energie. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magie. Sono solo stasera senza di te,
mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho le tasche piene di sassi, sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola, mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le tasche piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano, i fiori sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense tutto quello che verrà. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magie. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere, venimi a prendere, mi riconosci, un mantello fatto di stracci. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola, mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, le tasche piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola, mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosce, le tasche piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Grazie. Matteo, ora possiamo Matteo tornare Sibilla alla consueta felicità. Grazie. Grazie. Troppo buono. Grazie Matteo per questo momento che... allora, Matteo ha una particolarità, no? Quando entra dentro anche in questa maniera dove l'abbiamo spinto noi con forza in un modo buffo, lui è riuscito veramente a commuovere e a emozionare perché è fortissimo. Grande, grande Matteo, grandissimo. Allora, che dire, adesso entriamo subito nello specifico perché abbiamo qui con noi un super ospite veramente eccezionale, no? Veramente grandissimo. Ma io stavo parlando di altro, non di te, Lucrezia! E che effettivamente ce l'aveva promesso. Lucrezia, ma dovevo andare avanti con lo show, cosa fai qua? Sono venuta a portare avanti lo show. No, tu non devi portare avanti niente. Che stavo un po' crollando. Stavi crollando. Con queste canzoni strappalacrime. È colpa mia adesso se lo show crolla. Per favore, Lucrezia, allora cerca... No, allora, per favore, buona, Lucrezia, allora senti. La mia mamma tante volte mi ha lasciato davanti a scuola senza venirmi a prendere. Lo credo, ci credo. Allora, senti. Deve esserci qualcosa nel suo passato. Allora, Lucrezia, senti, lascia stare questi palloncini, stai buona. Allora, cosa sei venuta a fare? No. Cosa sei venuta a fare? Ecco. Sono venuta qui allo show stasera perché volevo farvi vedere come si risolve... Il cubo di Rubik. Perché tu lo sai fare il cubo di Rubik? Allora, intanto spiegami perché sei venuta qua e i tuoi genitori ti hanno lasciata uscire a quest'ora da sola di casa? Sì, come sì? Sì, mi hanno lasciato. Poi io ho dovuto imbavagliare. In che senso? Dove li hai messi? Perché sono uscita, si sono messi a strillare che non dovevo uscire e disturbavano tutto il vicinato. Ah, e quindi tu li hai imbavagliati? Senti, e Davide, per favore, Davide, cosa ne hai fatto di Davidino, tuo fratellino? Davide, abbiamo perso le tracce. Ecco, ti pareva. Allora, dov'è? L'ultima volta l'abbiamo avvistato in bagno. In bagno? Sì. Che ci faceva in bagno? No, non voglio sapere. Ha trovato la finestra aperta. Sì. Probabilmente è caduto giù nel cesso con i pesci rossi morti. No, ma... Senti... Allora, senti... Quanto poteva essere piccolo? Lascia stare questa cosa. Lucrezia, allora, Davidino, poverino, che fine ha fatto? È finito in fondo giù? Proprio giù? Sì,
giù. Poi sono dovuta andare a far pipì, ho tirato l'acqua, però state tranquilli perché comunque nonostante la stazza di Davide Sbatter non si è intasato. Siamo contenti. Siamo tranquilli. È filato liscio proprio, sì, giù. Allora, sì, è filato proprio liscio giù come la mia. No! Zitta, Lucrezia, per favore. Lucrezia, siamo in TV ancora. Ha parlato delle sue sette falangi. Lucrezia, allora senti, allora sei venuta qui perché hai visto che usiamo il cubo di Rubik. Sì, cos'è? Cosa sta facendo? Cosa stai facendo? Lucrezia, cos'è? Cos'è? Lucrezia, no, cos'è? Non va giù. Non deve andare giù. Guardami qua, guardami bene in faccia. Allora, sei venuta perché? Per il cubo di Rubik. Sì, per risolvere il cubo di Rubik, per battere il record dei 3 secondi di Martin Parr. Ma che Martin Parr? Ma Martin Parr è un fotografo internazionale. Max si chiama. Max Barr. Ma che Max? Senti, vuoi... No, ma metti giù. Allora, senti. Allora, senti Lucrezia, siamo seri. Vuoi risolvere il cubo di Rubik? Vuoi battere il record del mondo? Ma sei piccolina, non saprei neanche fare una faccia. E beh, tu sei vecchio, non puoi più farlo. Ma vabbè, senti, allora, colgo la tua sfida. Okay. Allora, sai cosa facciamo? Allora, eccolo qui il cubo di Rubik. Adesso proviamo a risolverlo. Io ti cronometro e dovrai battere i 3 secondi, va bene? Sì, va bene. Concentrati. Allora, io intanto adesso lo smonto per bene. Poi tu dovrai essere in grado di rifare. Ma tu sei in grado di fare tutte le facce? Sì. Tutte le facce uguali? Sì, faccio tutte le facce uguali. Tutte le facce uguali. Va bene, l'ha detto, eh? Siete testimoni tutti quanti. Allora, vediamo un po'. Io adesso ci mettiamo un attimo qua e glielo complichiamo proprio per bene. Perché proprio per bene bene. Guardate, glielo voglio fare talmente difficile che non ci capisce poi una mazza di niente. Guardate così. Cosa sta succedendo? Guarda. Questo così è un po' molto difficile. Difficile, ancora così. Questo così, questo non riuscirà mai più a farlo. Ecco. Credo di non essere preparato. Ecco qua, eccoci qua. Ecco qua, bene. Così non riuscirà mai più a farlo. Siamo decisi. Questo è perfetto. Allora, Lucrezia, sei pronta? Sì! Guarda che il cronometro sta per partire. Sì! Ora io ti do il cubo e tu dovrai farlo con tutte le facce uguali. Vai! Tutte le facce Tienimi. Uguali. Tienimi, pronta? Aspetta un attimo. Cosa stai facendo? Lucrezia, sei pronta per partire? Lucrezia? Cos'è? Ok! Dammelo pure! Cos'è? Ma neanche prende tutto il colore! Cosa stai facendo? Ma questo non è... Ma non puoi farlo... Allora questo adesso lo lascio asciugare un'oretta e vedi che c'ha tutte le facce uguali, senza neanche metterti a staccare i pezzetti, capito? Ci hai messo meno di 2 secondi, brava! Questo è next level. Meno di 2 secondi? Sì, ce l'ha fatta! Vai, brava, brava! Nuovo record del mondo, brava! Brava Lucrezia! Ciao! Ma non applauditela, ma che l'applaudite a fare? Ma no! Ma questa torna di nuovo, ma non è possibile, guardate che macello che ha fatto, ma io non so, ma guarda che roba, ma non è possibile, non è possibile, devo risistemare tutto, cosa ha fatto qui un brodino, io non so, ma che roba, è incredibile, ma non si può, non è possibile. Però ho preso dei curiosi accorgimenti per non sporcare il palco. Sì. Questo bisogna dargliene atto. Ma... Che dire? Allora, io devo sopportare tutto questo da 50 puntate a questa parte. Questa è la 51esima. Ecco, hai capito? Ecco, cos'è successo? Dove sei stata, tra l'altro? Dove sei finita? Mi stavo affogando, ho bevuto un sacco d'acqua prima che abbiamo fatto il tuffo. Senti. E lasciami sempre da solo con Lucrezia. Senti, amore, ma che amore. Vogliamo andare avanti? Sì, andiamo avanti, andiamo veramente in qualcosa di serio, eh? Oh. Allora, andiamo in qualcosa di serio, andiamo nella nostra intervista di questa sera perché abbiamo un super ospite che è difficile da definire perché è talmente eclettico, talmente creativo che... Allora, cosa possiamo dire? È uno scrittore. Più creativo di Lucrezia. Più creativo di Lucrezia, molto più creativo. È un influencer anche perché adesso quando vi parleremo della pagina che ha aperto tutti
direte, ah, lo conosciamo. Lo conosciamo, sì. Poi è un creativo. È un creativo. È un creativo. Scrittore. E allora, scrittore, l'abbiamo già detto. Ah, allora facciamo, speaker anche, facciamo salire sul palco Stefano Marando, vieni! Eccolo, Stefano! Teo! Ciao Stefano, ecco, sediamoci pure, come se fossi a casa tua. Ah. Posso chiedere una cosa prima? Sì. Posso fare l'intervista con Lucrezia? È possibile? Ah, se vuoi fare... stato... ah. Si può? Vuoi farla con Lucrezia? Molto, sarebbe molto bello secondo me. Possiamo provare? Se... Si può, vai, non lo so. Vabbè, vai a chiamare, vai a chiamarla. Ma stai qua, chiamala col cellulare, vedi se riesce a venire. Ah, col cellulare? Non ce l'ha, allora va, dai, vai. Sarebbe stato carino. Però chiamala, falla venire. Lucrezia! Se vuoi andare a vedere. Vai a vedere. Perché secondo me è in volo, secondo me pure. Quei palloncini, secondo me può. Voi iniziate. Tanto questa richiesta ti ringrazio. Sì. Ti ringrazio veramente perché avevo proprio bisogno di fare anche l'intervista con Lucrezia. E quindi grazie dal profondo del mio cuore. Ma poi, capito, c'è quel pepe in più che di solito non c'è. Certo. Benissimo. Ma intanto... Pensa un po'. Ma intanto cominciamo a spiegare almeno al pubblico, per chi non ti conosce, pochi, perché molti ti conoscono, chi è Steo Marando, no? Proprio... qualche parolina. Guarda, stessa domanda che mi ha fatto la psicologa la prima volta che sono andato lì, e anche lì è stato difficile rispondere. Non so, sono... Signora, non rida così, io sono serio. Lei scherza, non c'è niente da ridere. Sono una persona. Bravo. Okay. Mi definisco come una persona. Vabbè, ho aperto tempo fa, quasi 5-6 anni fa, una pagina che si chiama 30 Politico, che è diventata la community di riferimento per tutti gli universitari italiani. Da lì poi ho iniziato a scrivere qualcosa un po' per conto mio, lasciando stare 30 Politico, che comunque ancora c'è, esiste ed è là. Qualcosa un po' più col mio nome, e da lì ho pubblicato un libro in autopubblicazione con Amazon. È andato molto bene, si chiama Ho messo insieme due parole per farti andare meglio. Dopodiché è venuta qualche casa editrice più o meno conosciuta e mi ha chiamato per fare un secondo libro che ho chiamato... Si possono dire parolacce? Sì, quella la puoi dire, vai. L'ho chiamato Il periodo di merda più bello della mia vita. E adesso ne sto scrivendo un altro e mi blocca il fatto che non trovi un titolo figo come gli altri due, quindi sto aspettando, però è quasi a metà il terzo libro. E nel frattempo a Torino abbiamo creato un collettivo che si chiama Splinters, che c'era già, che è nato qui tra Pinerolo e le Valle Valli, penso, e siamo riusciti a portarlo poi a Torino, e con questo collettivo stiamo facendo delle serate letterarie in cui leggiamo le nostre produzioni, le nostre poesie, i nostri racconti, i nostri romanzi, i nostri libri, presentiamo libri di altri autori qui della zona, e stiamo facendo, secondo me, un bel lavoro, sia per quanto riguarda l'offline, quindi la vita, quella tangibile toccata, sia per quanto riguarda il web e i vari contenuti che si possono creare in giro. E sono contento di essere qua, che Marta, purtroppo adesso che è andata a chiamare Lucrezia... Ma adesso penso che arriverà di sicuro. Sono contento che mi abbia chiamato, perché per me... Sì, perché arriverà con... Eccola qua. Sì, ecco. Ciao Lucrezia! Ciao, stavo andando a dormire, invece mi tocca lavorare. Ma ti tocca lavorare, Lucrezia, grazie. Stai seduta come si deve. Sì, esatto, composta per piacere, Ma è vero? Sì, è vero, è un super ospite vero. È un modello dell'intelligenza artificiale. No. È solo un modello, mettila così, senza intelligenza artificiale. Ecco, va bene. Cosa gradita. Ecco, queste sono le cose che piacciono tanto. Allora, finché si limita a queste cose va bene, perché potrebbe far di peggio. Allora, Lucrezia, tu stai buona, se hai delle domande da fare a Stefano, gliele fai, però... Come ti chiami? Ecco. Lucrezia. Io Stefano. Sì. Lucrezia, per favore, buona Lucrezia, ecco. Allora, dai che qualche domandina. Allora, per esempio, prova a Sai leggere? Sai leggere? Sì. Sì, è che so leggere. Tu?
No, io scrivo e basta. Non c'è ecco. Niente da ridere, cioè, perché devi ridere sulle cose che non sanno fare gli altri? Perché? Ma sai che sei strano. Ma sai che sei strano anche tu. Vabbè, dammi qua che ti faccio una domanda. Sì, ecco. Allora. I momenti più alti che mi appena. Pensa a quelli bassi. Esatto. Lo so che so leggere con 5 palloncini in bocca. Ecco, siamo a posto. Fantastico. Tu? Potrei provarci. Chiedili bene di raccontare 30 politico, per esempio, perché allora, è stato il trampolino di lancio, no? Giusto, hai preso un 30 all'università? No, quindi questa era la... 30 politico è nata proprio come da una crisi universitaria che stavo vivendo, in un periodo in cui stavo per mollare l'università e altre cose, quindi ho detto, non mi guardare con questa faccia, dai. È una storia molto triste la tua. Lucrezia, avrai modo di crescere e di vivere storie tristi anche tu, non ti preoccupare. Stai tranquilla. Questi bambini d'oggi, è proprio vero che la gioventù d'oggi, guarda. Infatti. Quanti anni hai? Così. Sette cose. Sette falangi. Sette falangi. Lei dice così, non riesce a dire dita, comunque vabbè. Allora, facciamo una domanda come gli giornalisti veri. Dai. Per chi non sa, spieghiamo che cos'è 30 politico. Che domanda lunga. E perché ha così tanto successo? 239 miliardi di followers. Mila. Sì, ne sono tanti comunque, perché... Ecco. Penso che abbia avuto questo successo 30 politico quando non ho parlato solo di università, ma ho parlato di chi faceva l'università, ovvero degli studenti. Che possono essere, alla fine sono degli studenti universitari, però alla fine sono sempre dei ragazzi, nella maggior parte dei casi, che vanno dai 19, 22, 23 anni, poi ci sono anche quelli fuori corso, quelli un po' più grandicelli, quelli che decidono dopo di iscriversi, quindi penso che il 30 politico abbia avuto davvero un po' più di risonanza quando ho smesso di parlare di università e mi sono messo a parlare di chi fa l'università, di quello che provavo io quando facevo l'università, che mi sentivo molto male, ero molto triste. E quindi questa tristezza ho cercato di farla diventare un po' di ironia, Lucrezia. Quello che dovresti fare... Tu vai già dallo psicologo alla tua età? Perché sì, dovresti iniziare. Ne ho diversi. Logopedista? No. Ma psicologo sì. Ti potrebbe aiutare il logopedista. Che cos'è il logopedista? Ti spiego tutto io. Devi essere curiosa alla tua età, ma non devi riversare la tua curiosità verso gli altri. Devi andare tu a leggere le tue cose. Cioè, devi fare... Hai già 7 anni, un po' di autonomia? È quello che dico io da tempo, forza. Vai. Sta ragazza. Senti, vogliamo sapere qualcosina sui libri che ha scritto, no? Ma... Dai, non mi sta simpatico. Ma come... Fagliela tu la domanda. Ma no, ma per favore. Vabbè, chiacchieriamo un attimino sul tuo primo libro. Il mio primo libro si chiama Ho messo insieme due parole per farti stare meglio. Ecco. E l'ho fatto su consiglio di un mio amico che è qua presente, che anche lui è proprio di Pinerolo, di qualche valle, adesso non mi ricordo il nome, Valpellice. E lui, avendo già pubblicato tramite Amazon diversi libri, si chiama Gabriele Scarpelli, se poi un giorno volete invitarlo. Sì. Secondo me è proprio nel suo mood questa trasmissione. La strada comunque la conosce. Sì, esatto. Lui aveva già fatto delle pubblicazioni con Amazon da solo e mi aveva consigliato che, visto il bacino d'utenza che avevo e visto i temi che trattavo, potevo pensare di fare qualcosa del genere. E quindi ho fatto questo libricino, questo libretto che alla fine ha 100 pagine, che è un libretto in cui raccolgo dei pensieri, degli aforismi, delle cose mie che scrivevo, e si chiama Ho messo insieme due parole per farti stare meglio. E sono una persona... Questa non te l'aspettavi. No. Sveglia! Ma è normale che ho messo insieme solo due parole, perché qua ne sto mettendo insieme 100! Ma un po' di attenzione! Pensa che sono una persona molto pigra, Lucrezia, e non riuscivo a scrivere
100 pagine e mi sono inventato una cosa. Sì, che cosa? Ne ho scritte 50. Ne ho scritte 50, però per ogni pagina che scrivevo ho messo anche il consiglio di un film da vedere, di una canzone da ascoltare inerente a quello che avevo scritto. Questa cosa è piaciuta tanto, quindi quando... A chi è piaciuta? A me non piace. Ma tu, Lucrezia, io ho capito tu che tipo di bambina, sei una bambina, non vorrei dire... Però... Sì, no, ma ti capisco. Grazie. Perché lo sfogo che viene. Che carino che sei. No, no, non era una cosa bella, Lucrezia, vabbè. Senti, lascia stare. Lasciamo stare. Ma tra l'altro questo fa male. Ma abbastanza, ma è l'importante è... Abbiamo rischiato, lo sai, no? Lo so. Senti, poi facciamo un salto al 2023, invece è uscito il libro di cui hai detto prima la parolaccia. Non si può dire. Ma diciamola, dai, diciamola. Sì, sì, sì. Tutte le parolacce che mi vengono in mente? Sì, no, no, quella del, quella del libro. Ma ti posso aiutare io per quello? Dai, sì. Inizia. Merda. Sì. Grazie, anche tu. No, si chiama appunto il periodo... Mi sto innamorando. Dai. Beh, il libro si chiama Il periodo di merda più bello della mia vita. Non mi guardare così. Attenzione che è un po' appiccicosa, eh. Guarda, più che altro non so quanto... Vabbè, sto zitto. Allora, si chiama Il periodo di merda più bello della mia vita. È edito dal gruppo Mondadori, da Fabri Editori con l'esattezza. È uscito a maggio del 2023 e sta andando bene. E adesso ne sto scrivendo un altro e... Se hai qualche parolaccia nuova da mettere nel titolo, io la metto. No, hai fatto già bene tutto tu. Grazie. Questo è un romanzo, un vero e proprio romanzo, che parla di una storia che può essere la storia di un qualsiasi ragazzo che va dai 20 ai 30, ma in realtà 20 e 30 è quello che hanno pensato di scrivere come cosa principale, ma in realtà il libro viene letto anche da... persone un po' più adulte, 40, 50 anni, anche qualcuno sui... L'ha letto una persona di 87 anni, gli è piaciuto molto. Ha detto, bello, non mi ricordo niente, ma è un bel libro. E quindi no, è un libro che può essere letto davvero da tutti, perché poi è scritto in modo davvero tanto semplice, perché non so fare una scrittura così elevata, quindi è una cosa molto... Cioè, in una notte lo leggi, 160 pagine da leggere. Sì, ma adesso ormai te la troverai dappertutto, eh. Finalmente forse me ne libero io, quindi questo è già un lato positivo. Hai delle sorelle più grandi? No. Ho un fratello più grande che è caduto nel cesso, se vuoi andarlo a recuperare nelle fogne, no, puoi fare. No, no. Lucrezia, senti. Andiamo un po'... Fai tu... Non lo amo più, basta! Ma... Lucrezia, fai la domanda... Degli assistenti sociali, quelli che ti fanno sempre loro, qual è? Lucrezia, fai la domanda, quella importante finale, quella che sempre è... che mette in crisi sempre tutti. Su, dai, leggila tu, dai. Che cos'hai in serbo per il futuro? Ecco, quasi più o meno. È quella? No. Allora, noi la formuliamo più bella, però quello che è il senso è quello che hai detto tu. Sentiamola, dai. Allora, noi diciamo qual è il tuo sogno. Fai vedere, apri. 33. Qual è il tuo sogno? Ne hai ancora di sogno. È sempre... Perché visto sono andate le cose. È sempre la domanda che mi fa la psicologa, sempre. Dice, tu che se sogni? Se hai bisogno di dimmelo, perché sono anche un analista freudiana, tutte queste cose qua. Ed è vero, eh. Se vuoi parliamo anche del fatto che la psicologa mi abbia lasciato e mi ha detto, guarda, forse è meglio che tu fai un percorso con una persona diversa. Ma sempre ha detto la stessa cosa a me? Ma va? Non l'avrei mai detto. E qual è il mio sogno? No, per me... È bello anche essere qui, è bello che magari tante cose che sono successe non me le sarei mai aspettato, quindi spero che succedano altre cose belle che non mi aspetto, infatti io mi aspetto solo il peggio, così se magari se succede sono già abituato. È un ottimo modo, è un modo. Beh,
Guarda, cioè, non mi aspetto niente, ma parto già deluso e penso sia la cosa più bella del mondo. Su questo è bene che ci lavoriate, no, con la psicologa. Guarda, se pubblico il terzo libro vorrei tornare qui a parlarne. È una scusa per rivedermi, vero? Facciamo via Zoom. Lo sai. Facciamo con me, facciamo da casa online, dai. Sì. Beh, dai, passami la cartellina, Lucrezia. Beh, sei stata brava, Lucrezia, tutto sommato, non, te la sei cavata, brava, brava. Senti, l'ultimissima cosa, io ho scartabellato, ho trovato una delle frasi che proprio mi ci sono rispecchiato dentro. Oddio, ho paura. No, però la voglio leggere perché proprio mi è entrata nel cuore, anzi proprio perché mi ricordo i miei anni anche di università. Ci fosse una facoltà sulle ansie della vita, ne sarei sicuramente rettore. Ecco, questo proprio, io mi sentivo proprio un po' così, guarda, anche se sono passati tanti anni da quando ho finito, perché ne sono passati veramente tanti, però qualcosa mi è rimasto dentro. Da già aver finito. Già aver finito, sì, infatti. Ti è piaciuta quella frase? Sì. Perché avevi tante ansie tu? Parecchie, sì. Andare agli esami era tosta, eh. Sì. Sì. Sta diventando sempre più una seduta dello psicologo. Sì, ma la cosa paradossale è che più passa il tempo e più l'università, ma anche qualsiasi sfida, qualsiasi cosa, ma anche un semplice colloquio di lavoro, anche una semplice uscita, per i ragazzi sta diventando motivo di ansia. E forse quello che faccio io alla fine è sdrammatizzare, cercare di disinnescare queste cose, no? Per far sì che magari tutti capiscono che avere paura è normale, avere ansia è normale, che però non dobbiamo essere vittime delle nostre stesse ansie, delle nostre stesse paure. È un po' il mio tema principale di quello che scrivo, di quello che faccio, anche di quello che stiamo facendo adesso è quello. Riderci su, con leggerezza, come diceva Calvino, che non è superficialità, però ogni tanto ricordarci anche che la pesantezza esiste e che c'è modo per scardinarla, tipo, sai, il cubo di Rubik, no? Sì. Ecco, io pensavo il cubo di Rubik, una volta pensavo si mangiasse, ma in realtà poi quando me l'hanno comprato sono andato ad addentarlo e mi hanno portato dal dentista. E quindi lì ho capito che non va mangiato. Quindi sono molto diffidente verso le cose nuove da quel giorno là. Però è anche vero che... Scusa, scoppio ritardato. Però arriva, dai. È anche vero che però le cose nuove sono le cose di cui abbiamo bisogno per fare nuovi percorsi, nuove cose. Ad esempio, vedi, adesso Lucrezia, le prossime volte potrebbe essere lei a fare le interviste con gli ospiti. Terribile. Così almeno fai qualcosa senza... Che ne pensi? Non ho capito niente di quello che hai detto, ma sono ancora innamorata. Guarda, è la cosa che mi dice il 90% delle ragazze. Ed è una cosa che funziona finché non diventano il 90% delle mie ex. Però non si sa mai. Ecco. Beh, se non puoi convincerle, devi confonderle. Confusa. Bene, grazie. Cosa, guarda, ci canti? Guarda, ringraziamo Stefano Marando. Grazie. Vai, Lucrezia, vai da... Vai. Tocca a me adesso! No, vai a casa, perché i tuoi... cerca di sbavagliarli, di slegarli anche, i tuoi. Vai. Poi passami il numero di Marando, Poi te lo passo, ma neanche per... Ce l'hai già. Ce l'hai già. Attenzione, qui le cose si fanno scottanti veramente. Allora, ma senti, io direi che a questo punto è il momento di andare nel gioco. Il gioco musicale. Lo facciamo? Lo facciamo con il nostro pubblico qui insieme? Siete pronti? Il gioco musicale, signori e signori, avanti! Ridere ed applaudire, su! Il gioco musicale. Allora, benvenuti, bentornati, bentornate naturalmente. Il gioco musicale. Molti di voi già conoscono qual è il format del gioco musicale di questa stagione. Per chi non lo conoscesse... l'abbiamo chiamato orchestra. Bentornata Marta. No, bentornata Marta. Non disturbi. Lì, ferma, tranquilla. Ok. Perché suoniamo una canzone tutti insieme. Ce la suoniamo, ce la cantiamo. Facciamo qualcosa di un po' più corale. D'accordo? Sì. Sì.
Benissimo, allora la canzone di questa sera è La Bamba. Sono serio, sono serissimo. Sì. Siete pronti? Allora, la prima cosa che facciamo è ci godiamo me che sistemo un attimo il loop e poi vi do istruzioni su che cosa fare. Siete pronti? Direi che la canzone, insomma, vabbè, vi ho detto di che cosa si tratta. Vorrei che mi accompagnaste con uno schiocco di dita. Chi è capace a farlo, eh? Ok. Su questo costruiamo un piccolo coro. Farà così. Adesso arriva il momento più bello, arriva il momento più bello. La prima fila mi canta questo. Siete pronti? Bamba, bamba. Bamba, bamba. Prego. Bamba, bamba. Fantastico, la seconda fila mi canta questo. Più alto. Bamba, bamba. La prima. Bamba, bamba. Ottimo, la seconda. Grazie. Meraviglioso. Non serve tanto per fare la bamba. Beh, siete quasi, quasi intonati, un pizzichino, quasi. A sufficienza. A sufficienza. Dai la sufficienza a tutti? Ma certo. Ma certo. Un 6 politico, non un 30 politico. Senti Marta, sì. Io direi a questo punto è un momento di silenzio, un momento importantissimo. Sì. Perché io direi che dobbiamo quasi unirci insieme, sì, in questo annuncio, no? Mm-hmm. Perché c'è lui, l'incommensurabile, il fantastico, l'infinito, il magnifico, lui, il maestro di Piemontese, qua, eccolo! Cerea, buonasera. Ma voi deve numero proprio, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. È poco, è poco. Ci scusi se è poco. Come? Come? State tranquilli, state tranquilli. Come che... ci collega il Piemonte, il piemontese all'università, a quello che ha sentito? Ce lo colleghi? All'università? Di Torino. Sì. Beh, ti pare poco. L'università di Torino. Bello. Che si trova a Torino, ed è un'università. Sì. Ed è in Piemonte. Sì. E di conseguenza è anche l'università frequentata dall'ospite. Giusto? Giusto. L'università di Torino. C'è di sì, pure che no, di sì, che se non lo mandi. È scritto sul sito della casa editrice. Quindi o si corregge oppure io. Comunque, tanto allora, vogliamo mica fare una cosa sull'Università del Piemonte Orientale? No. No. Con tutto il buon riguardo, ma è una roba fondata cos'è 30 anni fa. Insomma, vogliamo mettere al confronto. L'Università di Torino è stata fondata nel 1404. Nel 1404, quindi cos'è? 620 anni fa? Quindi non c'è confronto. Ma il discorso è stata fondata in un momento per cui Torino non aveva una particolare rilevanza come città. No, no.
Perché all'epoca c'erano i principi d'Acaia e i principi d'Acaia c'è sempre loro, finché non si estinguono pochi anni dopo. Si sono estinti di lì a pochi anni. Però i principi d'Acaia avevano tre capitali, no? Fossano, Pinerolo e Torino. E tra le tre preferivano Pinerolo. Ah, addirittura. Però quando gli è venuto il ghiribizzo di fare l'università, per un motivo gli è venuto perché hanno approfittato di un'occasione. Cioè era stato invaso il Ducato di Milano. Ah. E quindi era morto Gian Galeazzo Visconti. E queste cose aprivano sempre nuovi lidi, nuovi orizzonti, no? E quindi e c'era il Ducato di Milano invaso dai francesi e giustamente i Savoia hanno detto abbiamo dei professori universitari a Piacenza, a Pavia, che non hanno la tranquillità per lavorare. Ecco, portiamoli. Gli diamo un'università, una sede a scelta. Cioè, quindi diteci voi. Ah. E quelli di Pinerolo hanno subito detto dobbiamo prenderci l'università perché venite l'università qua. È una cosa prestigiosa. Certo. No? Ecco, peccato che quelli di Pavia hanno detto ma scusate, ma Pinerolo è su un confine, perché era attaccato al confine, quindi insomma di nuovo altri problemi, cioè passiamo da un problema a un altro. E poi era anche lontana, era un giorno di viaggio a piedi in più da Torino. Quindi hanno detto, ma noi staremo anche solo a Torino, che ci piace il Ducato di Savoia, ma proprio farci il giro di tutto il reame anche. E quindi niente, alla fine si sono limitati a stare a Torino, che poi si è rivelata una location, come si dice al giorno d'oggi, azzeccata, perché c'è la strada del Moncenese e del Monginevro, poi c'è la strada che viene dalla Val d'Aosta, poi c'è insomma anche il crocevia anche dal Far West, cioè Cuneo, e così via. Quindi diciamo che ma, scusate, è davanti Cuneo. Alle colline, che addirittura le vedi, no? Le colline di Torino, altro che non sono che il primo assaggio di Monferrato, sì, e quindi ben collegato, tutto sommato stava al centro. Poi c'è la confluenza di Dora e Po. Sì. Perfetto. Non è l'unica città con le confluenze. Cioè, oddio, Pinerolo non ha confluenze. Ecco, perché i torrenti che solcano Pinerolo sono tutti paralleli. Chisone, Lemina non si confluiscono qua, confluiscono molto più giù. Sì, vabbè. Invece, però, per dire, c'era Chivasso, che aveva una bella confluenza tra... E Orco e Po. No, è mio male che l'ha detto nella sequenza giusta, bravo. Beh, anche Cuneo, tra Gesso e Stura, e anche lì dobbiamo dirlo con la sequenza giusta. È strategico. Però potevano scegliere anche Moncalieri come città universitaria. Ma no, perché Moncalieri, quando il Po era in piena, era difficile da raggiungere, dicevano. E quindi no, Moncalieri no. Quindi Torino. Torino. Oh. Hanno trovato Torino, hanno fatto questa bella università. Mi è rimasto in mente Orco. Nel 400 si sono laureati ben 70 studenti. Oh. Quindi diciamo in tutto il secolo 400. Ah, tutto il secolo 400? Quanti? 70. Sì, di cui 14 di medicina. Oh, ma guardate che costava tirare su uno studente. Certo. Erano delle lezioni a tu per tu con i professori. C'erano più professori che studenti. E no, però era difficile, certo. Era difficile. Comunque, fatto sta che avere l'università era un grande valore ed è forse proprio l'università il motivo per cui Torino è riuscita a superare le altre città del Piemonte, che erano spesso più grandi di Torino per popolazione. Cioè Mondovì aveva il doppio degli abitanti, Pinerolo aveva gli stessi abitanti se non di più, Fossano, Savigliano, erano tutte Chieri. Moncalieri, erano tutte città grandi o più grandi, come si dice, Vercelli era la più grande città del Piemonte, quindi insomma invece Torino ha superato Vercelli solo tipo 200 anni dopo che ha preso l'università, ci ha messo una vita, però era una città universitaria Torino, infatti era tra le università più importanti anche già dal 500, perché uno degli studenti dell'università di Torino è stato Erasmo da Rotterdam, quindi mica proprio una cosa che non è passata, sì. Che è passata inosservata. E poi c'è anche la targa,
da qualche parte in via Po. E niente, e, no, ma poi a Torino hanno studiato 3 premi Nobel, 2 presidenti della Repubblica, insomma, è diventata anche una cosa con un po' di senso. Poi nel 700 gli studenti erano aumentati, 7000 in tutto il XVIII secolo, però iniziavano a essere già dei numeri un po' più interessanti. Ma perché erano aumentati i numeri? Perché Torino era stata riformata da un riformatore siciliano che era stato invitato da Vittorio Amedeo II, che aveva tirato su un po' di siciliani, no? Tra cui Iuvarra, c'è anche gente famosa, no? Gente che... E hanno dato molto a Torino perché... Uno ha portato l'architettura barocca di livello internazionale e l'altro invece ha riformato l'università, Daguerre si chiamava, e ha riformato l'università di Torino, poi diventando un modello, eccetera. Tra le riforme hanno anche fatto il Collegio delle Province, che esiste ancora, il Palazzo del Collegio delle Province, in Piazza Carlina, e c'è la caserma Berge, c'è scritto, però la scritta non è sbagliata, perché poi è diventato la caserma Berge, però prima era il Collegio delle Province. E il Collegio delle Province era un collegio dove dormivano a spese dello Stato tutti gli studenti meritevoli presi dalle province. Venivano presi, portati a Torino e educati, e questo è il motivo anche per cui sono aumentati gli studenti, perché era a spese dello Stato, e così via. Fatto sta che, come si dice, non è che la storia dell'Università di Torino continua ancora oggi, e... quindi non so come mettere un punto, però questa è la questione, cioè questo è quanto. Sì. Guarda, ha fatto un racconto bellissimo. Insomma, una cosa... Uno dei più belli, veramente. Sì, vero. Siamo andati proprio nella storia. Sì. Lineare senza troppe digressioni. Bravo. Sì. Io ti un applauso, grazie maestro, veramente. Grazie. Casta gabina. Arvezze. Ora, Marta, intanto ringraziamo il maestro di Piemontese perché è stato fantastico come al solito, ma adesso dobbiamo ringraziare veramente qualcuno che ci ha permesso di crescere tantissimo con la scenografia. Guardate che lettere come stanno aumentando, di puntata in puntata. Questo sgabello come sta crescendo. Vai a sentire quanto è robusto, vai. Tutto nuovo. Un cajon praticamente, guarda. Tutto, quindi dal nuovo tavolino. La luce anche. La luce. Cioè, un tocco di scenografia pazzesco. Il nuovo farfallino. Questo è costato veramente, grazie allo sponsor. Sì. Grazie. Per comprare il farfallino però io ho dovuto vendere la mia cravatta. Lo so, vabbè, ma non devi dirlo questo, per favore. Marta, ci tenevo a dirlo. C'era l'agguaglio. Vabbè. Quindi siccome dobbiamo ringraziare lo sponsor, a questo punto lo ringraziamo insieme a voi e dobbiamo lanciarlo il nostro sponsor. Certo, lo dobbiamo celebrare. Mi raccomando, seguitelo con noi perché dobbiamo celebrarlo al massimo della potenza. E allora, pubblicità! Lolli, 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 scarica batterie, lolli. Lolli, 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 scarica batterie, lolli. C'è un vicino che ti stressa, scarica. C'è un tipo che ti pressa, scarica. Il bimbo di piangere non cessa, scarica. Troppo lunga è la messa, scarica. Lolli, 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 scarica batterie, lolli. Lolli, 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 scarica batterie, lolli. È sicuro per l'ambiente, scarica. È sicuro per la salute, scarica. E ti potrei chiederti legittimamente, ma dov'è che si attacca questo coso? Dov'è che si attacca? La risposta è il culetto, scarica. Lolli, 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 scarica batterie, lolli. Lolli, 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 scarica batterie, lolli. E via. Il nostro sponsor, grazie. Lo sponsor, lo scarica batterie Lolli, che scarica le persone, quelle logorroiche, quelle che si appiccicano, sai che ho pensato che devo attaccarlo a Lucrezia? Non ci avevo pensato. No, povera bambina. Se lo attaccasse a te invece, che hai pensato? Ma scaricarla un po', tutto sommato, non sarebbe male. Senti. Sì, allora, andiamo avanti con lo show, no? Giusto? Sì, certo. Ora... Respira Marta, respira veramente perché è un momento adesso quasi romantico, ci vuole della poesia. No? E siccome vero, qui nel nostro Mi Ritorni in Mente show abbiamo pensato che la poesia non poteva mancare, no, abbiamo chiamato lui. Lui, quel tocco
di poesie, appunto, che non c'era, che non superava questo palco, non veniva sopra qua. E allora abbiamo con noi il poeta. Lui, il poeta. Non un poeta, no. No, il poeta. E chiamiamolo qui sul palco con noi, anzi lasciamogli lo spazio perché lui ci deve declamare la prossima poesia, eccolo. Oh poeta. Oh poeta. Oh vien su, su questo palco. Vien su, oh vien su. Vien su. Buonasera, il poeta. Buonasera, il poeta. Buonasera. Io mi chiamo sempre Gianfranco Sandrone. Sì. Sempre Gianfranco. Sì, ma sto nome stona, Lasciamo il poeta. Un nome d'arte, il poeta. Il poeta. Sandrone. E che cosa ci porta questa sera come poesia? Sì, che cosa ci declama? Una poesia dedicata a un rio che scorre nel mio paese. Ah, vabbè. Bello. E che fa parte a questa poesia che si intitola Chisola. Chisola. Chisola è il nome del rio. Sì. E fa parte della raccolta Corsi d'acqua del Piemonte, che nel trittico Corsi d'acqua del Piemonte, sì. Bialere di Stupidigi, Risorgive di Scalenghe. Benissimo, benissimo. È una trilogia. Bellissimo. E questa è tratta da uno dei tre. Da uno dei tre. Io ho già i brividi. Anche io ho già i brividi. Chisola. Chisola. Oh, chisola, un po' chisone, un po' badola. Dal freidur e dai tre denti sgorgano le tue sorgenti. Comuni traversati, 8. Cumiana più sopra, Vinovo più sotto. Vari piccoli affluenti ti raboccano contenti. Il noce precoce, la funerea oeitana, il circospetto sangonetto. Bagni il campo, il prato e il pasco del paese di Piosasco. I righi. L'ha scritta lei. L'ha scritta lei, lo sappiamo. Perché sul dizionario c'è solo l'infinito irrigare. Non so, i righi. I righi. Magari lo capiamo. Poi i righi, i pioppi fieri. I righi, i pioppi fieri fino quasi a Moncalieri. Oh, chisola. Turbinio della pianura. Vena per l'agricoltura. Vena. Chi dimentica che c'eri, tu gli esondi i campi interi. Oh Rio, le persone cui sei ignoto, poi te la scattano una foto quando porti l'alluvione sotto i portici di None. Oh chisola, oh chisola, l'uomo stolto ti sorvola, soprassiede, non ti vede, l'uomo saggio ti consola, oh chisola, perché tu, Rio, tra i ri, Rio tra i ri, hai un letto, ma però non dormi. Ma non fa rima. Non fa rima, la prima. Non fa rima questa. Vabbè, la chiusa così. Beh, finita? È finita. Sì, ok, beh. È finita malissimo. Finita malissimo. Però vabbè. Incantevole, veramente. Incantevole. Dove va? Scappa. Il poeta. Un poeta. Vabbè, no.
Meraviglioso. Meravigliosa, veramente meraviglioso. Come ti tocca l'animo lui, veramente. No. Oh, Chisola. Oh, Chisola, veramente. Mamma mia, è veramente emozionante. Incredibile. Senti, Marta, siccome... La sanno già a memoria, il pubblico, già i primi versi. Questi... Siccome sì, c'è lo scaricabatterie che sta ricaricando, sì. Io adesso vado a vedere se è carico, perché così poi possiamo scaricare un po' di cose. Lo scaricabatterie, vado a vedere se è carico, l'ho lasciato in ricarica. Ma perché ogni volta non capisco questa cosa che devi fare? Ma è semplice, lo scaricabatterie deve essere ricaricato per poi scaricare, perché vabbè, sennò non scarica. Vabbè, vado, senti, vai. Oh, vado, vai. Vado, vado, vado. Mamma mia. Non si ricarica scaricando. Eh no, non ti ci mettere pure tu, eh? Allora andiamo, anzi aiutami, siamo rimasti qui e te sul palco, siamo, cosa siamo? Non nella fase conclusiva, ma siamo nel mezzo dello show, quindi dobbiamo portarla avanti, dobbiamo capire che cosa c'è in scaletta. Allora, il prossimo ospite... Buongiorno. La signorina Lorenzis Marta, giusto? Sì, sono io. Buonasera, magari. Buona vista all'ora, buonasera. Siamo del sondaggio dell'ultima ora. L'ultima ora di chi? Cioè, della sua ultima ora. Ah, bene, mi fa piacere. Okay. La chiamiamo per sì. Un sondaggio, ovviamente. Sì. No, guardi, gentilissimo, il problema è che io sto lavorando in questo momento. Sia buona, puoi dedicarci un breve minutino per il sondaggio, no. Se sia buona. Sì, no, ma io voglio anche essere buona, ci mancherebbe, mi fa anche tanta tenerezza lei, tanta pena, tanta tenerezza. Io sono molto tenero perché sì. Sono un po' in imbarazzo perché stare in TV sa, mi emoziona. E ho capito, appunto, magari chiami qualcun altro. Io in questo momento sto conducendo uno show televisivo. Non ma sia cortese, le garantiamo privacy, nessun giudizio, soltanto appunto le ruberemo un minutino e niente più. Sia buona. Un minuto, vabbè, allora guardi, sono presa proprio da un impeto di bontà. Allora facciamo, se sono 60 secondi, non uno di più, non uno di meno, va bene, dai. Le facciamo soltanto tre domandine. Sì, dai, vada. Tre domandine, niente più, Prima domanda del sondaggio dell'ultima ora. Sì, sì, allora vada per favore. Che non quanti c'è. Capelli bianchi le sono cresciuti sulla fronte ad altezza occhi nell'ultima ora? Ma nessuno. A 5, B da 10 a 100, C più di 1000. Risponda. No, nessuna delle tre, perché non ho capelli bianchi sulla fronte. Mettiamoci, meglio abbondare. No, ma scusi, ma non ho capito. Ma allora, sta facendo lei il sondaggio a posto mio? Scusi. Seconda domanda. Sì, quanti draghi ha visto volare nell'ultima ora? A 5, B da 10 a 100, C più di 1000. Senta, facciamo una A almeno, un po' mettiamoci più decoroso. Mettiamoci meglio abbondare. Ma non ho visto neanche un... Ma si rende conto che lo sta facendo lei questo sondaggio? Terza domanda, stia zitta che ascolti. Quante persone avrebbe voluto eliminare dalla faccia della terra nell'ultima ora? Ma lei una sicura. A 5, B da 10 a 100, C più di 1000. Una strage, no, nessuna delle tre, guardi, non mi mettiamoci piace. Meglio abbondare. Ah no, ma è criminale proprio. Ma poi no. Se uno volesse dire 300. Non bene, bene, ha visto che abbiamo già finito sì, il sondaggio. Ma non è ora, un sondaggio fatto ora, da me, l'ha fatto lei con le sue risposte, non le ho dette io. Ora le diamo il risultato. Sì, mi dia sto risultato, dai. Lei ha totalizzato con tre risposte C 0,07 punti, quindi ecco il suo profilo. È pronta, ascoltarlo? Sì, vada sono un po' veloce. Sono un po' in imbarazzo, sì. Però io glielo dico. Anch'io sono molto in imbarazzo, vada. Donna frustrata perché altamente pelosa. Inoltre molto pericolosa per il genere umano, dato alto grado di stress. E psicotica perché credi di vedere volare draghi sputafuoco tutta la settimana. Si ma consiglia ricovero immediato. No, ma scusi, ma come si permette? Io non ho dato nessuna risposta di questo tipo. Allora, Franco, mettiamo giù questo... Franco, hai fatto... Franco, oh, più di così non riesco a trattenerla. Dai, Franco, prendi tutto e porta via il televisore, sì. Che cos'è, una Smart TV? E certo, devi portarla, prendila anche quella. Muoviti, cazzarola, non sarà tanto sveglia sta tipa, ma mica ci possiamo far beccare. Muoviti, dai, dai, porta via tutto, su, forza. Oh, ma che sta, ma me li stanno svaligiando casa? Oh. Ma che ti devo dire? E che insomma, ma è una truffa questa, è una truffa. Sembra. Mamma mia, mi stanno svaligiando a casa. E io mo che faccio? Vedi tu, se è il caso di andare a casa, di chiamare qualcuno. Stanno pisciando pure fuori dal water. Ma ti rendi conto? È
questo è quando cade sul pavimento. Il caricabatterie, lo scaricabatterie è a posto, siamo a postissimo. Lei è un po' turbata invece. Mi stanno sbagliando a casa. Io non devo andare. Ma figurati, no, ma stai tranquillo, dove vai? No, vado perché mi stanno svaligiando. Dopo ti spiego, ma è pazzesco. Mi stanno svaligiando casa. Ha chiamato uno, è un casino, però sì, sembra di sì. Vabbè. Nulla di preoccupante, noi continuiamo lo show, cerchiamo di intrattenere un attimo, no? Io direi che siccome ci avviciniamo alla fine settimana, è il momento di sapere un po' le previsioni del tempo, no? Meteo3.net, adesso ci colleghiamo perché dobbiamo conoscere di preciso cosa succede, no? Certo. Anche perché io voglio organizzarmi per bene in questo weekend, no? Quindi prima di lasciarvi, io direi di fare il collegamento con Meteo3.net, che è il meglio veramente perché la precisione che ci dà lui è veramente spacca il capello. Oh, Meteo3.net! Buonasera cari amici di Meteo3.net, benvenuti in questa nuova puntata che non è una puntata, è semplicemente l'appuntamento del meteo con la partnership di RBE, Radio Televisione. Ed ecco che oggi andiamo sempre con le nostre infografiche che ci accompagnano e abbiamo praticamente, ecco, la novità dell'infografica. Cioè che adesso oltre alla regione Piemonte e Valle d'Aosta, la regia della Meteo3.net ha deciso di ampliare anche alla Lombardia, regione che apparentemente non significa nulla per chi è di Torino, eppure l'hanno aggiunta. Come potete vedere adesso abbiamo anche il Varesotto, il Milanese, il famoso Hinterland dove avvengono i fatti del Hinterland, e poi abbiamo il Comasco, il Bresciamasco, il Lecchese, il Pavesino, l'Omellino, l'Omellinese, quella roba lì e così via. Guardate la curiosità, che abbiamo anche un angolo di Piemonte che avevamo sempre tagliato, che è il Tortonese. Tortonese, è sempre tagliato. L'avevamo sempre tagliato, adesso è venuto fuori. Quindi abbiamo anche il Tortonese, un angolo da scoprire. Ecco, anche Valenza, c'è anche Valenzano con i suoi valori, il Tortonese con le sue torture, l'Alessandrino con i suoi alessandrini e così via. Bello, territori da scoprire. E abbiamo, come vedete, cioè, non è che ci sia molto, semplicemente la nuvola che partiva da Cuneo e poi era interrotta, adesso come potete vedere la nuvola continua, arriva praticamente fino all'Uluna, e come lo chiamano loro, lì poi c'è questa località di Usmate Velate, Venegono Inferiore e Superiore, e così via, e sostanzialmente abbiamo questa perturbazione, come vedete, mal comune, mezzo gaudio, e piove anche di là, e quindi c'è questa perturbazione che piove dappertutto. Come vedete, quando mettete sui canali lombardi fanno sempre tanto cinema, e pioggia, alle pioggia, e prendete i parapioggia e le tecnologie disponibili per non bagnarsi, che poi, ben inteso, uno si bagna, poi asciuga, non è che... E basta. E dovete ricordare, però, perché questa scelta editoriale? Perché dicono che c'è un grande bacino di spettatori in Lombardia. Dicono, va bene. Più grande di tutto il Piemonte e della Valle d'Aosta messe insieme. Quindi questa è la scelta, origina da questo, quindi soldi. Però potete anche andare a vedere l'app. Quindi scaricando attraverso, questa è un'altra app, scaricando attraverso il smartphone l'app di Meteo3.net potrete anche ottenere, ma questo già da prima, i CAP della Lombardia erano già serviti da prima, non è una novità, però la facciamo sempre presente ai nostri nuovi telespettatori, nuovi, che si aggiungono. E buon, cari amici di Meteo3.net, un saluto e al prossimo appuntamento. Marta, dove sei Marta? Vieni qua! Eccomi! Oh, ti aspettavo finalmente, ecco, previsioni fatte, insomma,
Non ho capito bene come sarà questo weekend, però insomma, no, piove. Insomma, ma c'è tanta piove, ma si asciuga. C'è anche la Lombardia dentro in qualche maniera, quindi se devi andare in Lombardia adesso ci sono le previsioni anche per quello. Senti Marta, siamo arrivati in conclusione, quindi siamo pronti per finire, per concludere. Esatto, ringraziamo, c'è un po' di ringraziamenti, ringraziamo subito innanzitutto il pubblico del Teatro Il Moscerino. Grazie, grazie. Ringraziamo pubblico da casa, ovviamente, Vibes, Video Backwit Studio con Matteo Crespo, Michele Comba, in questo momento in studio qui a teatro con noi, e poi... Poi ringraziamo Matteo Sibilla, il grandissimo, che ci ha emozionato. Grazie Matteo! E ringraziamo lui, che non sappiamo neanche definirlo perché è indefinibile. Un jolly di un mago. Sa fare, sa dire. Simone! Ciao Simone, grazie! E poi ringraziamo il nostro grandissimo super ospite di questa sera, che è stato fantastico a venire qui a trovarci. Vieni pure, Stefano, sopra, vieni Stefano. Vieni Stefano Marando, eccolo qua. Grazie. Che lo possiamo dire che è riuscito a dialogare con Lucrezia per ben un quarto d'ora, quindi è una sfida. Ed è ancora qui tra noi, quindi grande. Per Lucrezia no. Ok. Ringraziamo tutta RBE, noi ci rivediamo giovedì prossimo alle ore 21 sul canale 87. E a questo punto concludiamo con la nostra super sigla, cantiamola insieme, suoniamola insieme a Matteo, anzi ce la suona Matteo, ce le suoni? Ce la suoni? Ce la suoni. Ce le suoni? Ce le suoni. Ve la suono. Ce la suoni, sì. Vai, ce la suona Matteo, sigla! Sigla! È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma ehi, io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare.